tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. In marcia per dire no all'ospedale unico a Fosso Seiore. Affluenza record di votanti per eleggere il nuovo consiglio dell'ente carnevalesca, tra poco in diretta i nomi degli eletti. Non si placano le proteste dei proprietari dei terreni espropriati dalla società Autostrade per costruire le opere compensative alla 14. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, benvenuti a tutti cari telespettatori di Fano TV a questo appuntamento con l'informazione. Ieri, domenica, è stato il giorno della marcia, la marcia per dire no alla costruzione dell'ospedale unico e soprattutto no per la scelta del luogo, quel Fosso Seiore che non piace a comitati, politici e cittadini, PD naturalmente escluso. E abbiamo seguito ieri questa marcia composta da diverse centinaia di persone. Vediamo il servizio di Simona Zonghetti. Abbiamo bisogno di essere ascoltati e di creare un dibattito. Era un corteo variegato quello che domenica mattina ha sfilato per dire no all'ospedale unico a Fosso Seiore, no al progetto di finanza e sì ad una scelta condivisa. Con megafoni, striscioni e bandiere in mano, le associazioni ambientaliste e diversi partiti politici hanno dato vita alla manifestazione per chiedere alla regione di fare un passo indietro. Claudio Razzi di Lupus in Fabula si è detto soddisfatto della partecipazione. Più di 400 i cittadini che insieme alle famiglie, anche con bambini, hanno marciato con lo stesso spirito di 4 anni fa. Non erano presenti invece gli esponenti del Partito Democratico. Sicuramente questo è il posto più sbagliato che si poteva scegliere, perché comunque è un posto che non ha, è in una conca, in un terreno sabbioso che richiede grandi opere di regimazione delle acque, dovranno costruire l'ospedale su delle palafitte. Poi il problema dell'accessibilità è noto a tutti, la statale 16 d'estate in alcune ore del giorno si blocca praticamente e anche le opere di adeguamento che costeranno 9 milioni di euro non risolveranno la situazione e sfasceranno una parte del territorio collinare. E poi c'è il problema del finanziamento, il project financing o il leasing immobiliare non è adatto perché prosciugherà, perché il ricorso ai privati per il finanziamento dell'opera prosciugherà le casse della regione Marche e costringerà la regione a fare i tagli sulla sanità. Su questo sito non è d'accordo nemmeno il sindaco di Fano Massimo Seri, che ieri non ha partecipato alla mobilitazione. Il primo cittadino però ha sempre sostenuto che la struttura ospedaliera vada costruita a Chiaruccia. D'accordo con il suo parere era presente chi è a favore dell'ospedale unico ma non condivide la scelta di Fosso Seiore. Noi siamo qui presenti come Sinistra Unita insieme a tante altre liste di sinistra di Pesaro, di Fano ma anche dell'entroterra e per chiedere anche un'altra cosa, e cioè che le scelte sanitarie del nostro territorio, non solo di Fano ma di tutta la provincia di Pesaro, siano il frutto di un confronto e di un ascolto con le comunità locali e con le istituzioni che le rappresentano. Un passaggio di coinvolgimento democratico che fino ad oggi è mancato e la speranza è che a partire da questa manifestazione ci sia un'attenzione anche da parte della regione diversa da quella che fino ad oggi purtroppo non c'è stata. E tra pochi giorni sapremo che cosa avrà deciso Luca Ceriscioli, il presidente della regione Marche, dove costruire questo nuovo ospedale. E Luca Ceriscioli ha detto: la realizzazione dell'ospedale unico rappresenta una priorità del sistema sanitario regionale, inserendosi appieno nella riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera per gli acuti. Per le non scelte fatte in passato, ha detto Ceriscioli, i cittadini continuano a pagare un prezzo troppo alto. Dopo mesi di lavoro abbiamo tutti gli elementi per chiudere il percorso il prima possibile. La Regione, ha concluso il Presidente, utilizzerà questi giorni per sciogliere gli ultimi nodi e dare il via alla costruzione di una struttura ospedaliera che sia all'altezza dei bisogni dei cittadini. E adesso la cronaca. La polizia ha denunciato un marocchino di 20 anni che aveva trovato rifugio nella casa cantoniera di Urbino.
e che si era allacciato abusivamente alla rete elettrica con la manomissione del contatore Enel. La mancanza di acqua corrente aveva in breve tempo reso le condizioni igieniche del tutto invivibili. All'interno della stanza è stata rinvenuta anche una piantagione di canapa indiana per la produzione di marijuana, composta da 3 arbusti, oltre al materiale per la loro crescita, una lampada, una stufa ed un trasformatore di corrente. Sono in corso accertamenti per identificare anche il secondo occupante dell'edificio. E adesso torniamo a parlare invece di quegli espropri che stanno facendo passare notti insonni ai proprietari di terreni che in questi giorni stanno osservando senza poter far nulla agli operai che stanno picchettando il loro terreno, i loro terreni. Anche oggi abbiamo voluto ascoltare la testimonianza di una donna che proprio si è trovata in una situazione come quella appena descritta. Signora, allora la strada dovrebbe passare qui proprio dentro la vostra proprietà? Esatto, io non voglio perché quassù c'è il terreno che non ci fanno niente, non ci fanno niente, c'è il verde, perché io non la posso più allargare la casa, non ho capito, si lavora una vita per comprarsi 2 mattoni e poi loro nel giro di poco ti prendono tutto, non è giusto. Quanto terreno vi portano via? 39 metri, ma non è per i 39 metri, è come se una persona gli tagliasse mezzo braccio. Poco distante di qua c'è il campo, quindi voi chiedete che eventualmente passi di qua. Devono stare 39 metri più in su, qui, no, venire a rompere le scatole. La gente che ha 500 metri di terra con la casa e tutto. Quindi adesso voi cosa chiedete? Di rivedere questo tragitto? Sì, di rivedere questo tragitto, che venga su il sindaco con l'assessore a vedere, perché io sono andata a parlare, però le cose bisogna vederle, perché se le spieghi uno non capisce, loro stanno laggiù, uno le deve vedere le cose. Basterebbe pochi metri e il vostro terreno sarebbe toccato? No, esatto, tanto qui non ci sono case, io capisco se c'erano case, se c'era qualcosa, sì, ma non c'è niente, è solo una cattiveria, se c'era un politico qui non venivano a toccare. Al Teatro della Fortuna si è svolta l'annuale assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Fano. L'istituto ha chiuso il bilancio con un utile netto di oltre 1.800.000 euro, di cui 150.000 verranno destinati a beneficenza e mutualità, mentre circa 33.600 euro ai dividendi distribuiti ai soci. Durante l'assemblea è stato anche rinnovato il consiglio di amministrazione, i membri sono stati ridotti da 13 a 11. E anche l'ente carnevalesca rinnova il suo consiglio direttivo. Ieri oltre 1.000 elettori si sono recati alle urne per scegliere i nuovi vertici della manifestazione più antica d'Italia, il Carnevale di Fano. Si conferma l'edizione dei record, quella 2016 del Carnevale di Fano, che domenica 15 maggio ha sancito un altro numero da capogiro, l'affluenza al voto dei soci chiamati alle urne per il rinnovo degli organi direttivi. 1.142 i tesserati che dalle 9 alle ore 15 si sono recati nell'ex chiesa di Santa Maria del Suffragio, dove si è tenuta l'assemblea alla presenza di centinaia di iscritti. Dopo i saluti e i ringraziamenti del presidente uscente Luciano Cecchini, ha preso parola Fabiola Pacassoni, rappresentante dell'omonimo comitato nato di recente. Un messaggio ai presenti è stato dato anche dai soci, Sergio Schiaroli, Marco Boni, Alfredo Pacassoni e Alberto Berardi. Sono state ore impegnative per gli elettori e gli scrutatori che hanno dovuto far fronte alla gestione di un evento definito complicato. Cecchini infatti si è scusato per i tempi di attesa per il voto e per i momenti di tensione avvenuti durante la mattinata, come si può ascoltare anche da questo file. L'audio. Quale rispetto? Io chiamo i carabinieri, Chiamo i carabinieri. Quale rispetto? Chiami subito i carabinieri. Andate, quale rispetto? A
minacciare di chiamare i carabinieri è stato il presidente di seggio Eugenio Ruben Mariotti, che ha annotato la consegna di deleghe all'interno del seggio. Mariotti in queste ore sta guidando i 10 volontari che proseguono con lo scrutinio, rallentato a causa dell'alta affluenza e della complessità del voto. Al momento, anche se l'ufficialità verrà data a seggio chiuso dal presidente dell'Assemblea ordinaria dei soci, il notario Dario Colangeli, sono stati comunicati i nomi dei 5 sindaci revisori e dei 5 probiviri. Del primo fanno parte Giorgio Gragnola, Enrico Maria Regnier e Stefano Curina, supplenti Igino Simoncini e Stefano Zaffiri. Per i probiviri invece Alberto Berardi, Pierluigi Piccinetti e Franco Pelonghini, i supplenti Maurizio Misuriello e Mauro Pagnottella. A fine scrutinio verranno annunciati anche i 18 membri che andranno a formare il nuovo consiglio direttivo dell'ente. E allora penso proprio che ci siamo a questo punto, visto che da quello che sto vedendo dalle immagini che arrivano in collegamento dall'ex chiesa di Santa Maria del Suffragio, dove c'è Simona Zonghetti con un ospite, chiedo subito se i nomi, anzi con due ospiti, se i nomi di questi 18 nuovi membri del Consiglio ci sono oppure no. Sì, buonasera Marco, ancora non ci sono i nomi, come hai detto tu ci troviamo nell'ex chiesa di Santa Maria del Suffragio dove i volontari stanno proseguendo con gli scrutini dei voti. Sono insieme al presidente Luciano Cecchini e anche al presidente di seggio Ruben Eugenio Mariotti, nonché un noto carrista. Dunque presidente, come sta proseguendo? A che punto siete? Oh, speriamo che diciamo al più presto si concluda questo secondo giorno e seconda notte, perché più o meno andremo a finire a mezzanotte, questo scrutinio per la prima volta infinito. Infinito perché? Perché nessuno mai poteva aspettarsi un'affluenza di pubblico così rilevante, 1150 circa i votanti su 1007, quindi una percentuale altissima che sono venuti, e questi garantiscono così il vincitore di questa tornata elettorale, che è il nostro carnevale, e questo veramente sono molto contento e soddisfatto, perché è stato il mio primo discorso, cioè aumentare la compagine sociale. Grazie di cuore a tutti i 1741 iscritti, ma soprattutto coloro che hanno dedicato una domenica venendo qua a votare al suffragio. Permettetemi di dire un grazie enorme attraverso il presidente di seggio Ruben Mariotti, ma anche a tutti gli altri 14 membri rinforzati anche oggi pomeriggio con altri 5 che hanno dedicato da ieri mattina alle 9 fino a stanotte alle 2. Abbiamo ripreso i lavori stamattina alle 9 e finiremo intorno a mezzanotte. Grazie veramente di cuore per il servizio minuzioso che stanno facendo. Scrutinate le schede blu dei sindaci revisori e dei probiviri, e è il momento del consiglio direttivo e ancora siamo sugli 800 e vediamo un po' come andrà a finire. Chiediamo intanto a Mariotti quanti sono più o meno i nominativi sui 430, quanti ne sono usciti? Allora, abbiamo avuto qualche difficoltà anche in questo senso, proprio perché ci sono stati molti nominativi, abbiamo all'incirca, adesso non li ho contati di preciso, ma saremo sui 50-60 nominativi di persone che sono state in un qualche modo indicate dagli elettori. Questo ci ha creato un po' di difficoltà nello scrutinio, comunque sembra che almeno per oggi tutto sta andando nel modo giusto. Abbiamo scrutinato circa 800 schede, per adesso diciamo non abbiamo trovato grosse problematiche, mi sembra che io personalmente non ho ancora incontrato nessuna scheda bianca e nessuna scheda nulla, questo vuol dire che l'attenzione degli elettori è stata davvero notevole, c'è stato un bellissimo esempio di partecipazione, come diceva Luciano, una presenza che nessuno si sarebbe mai aspettata, che ci ha creato qualche piccolo problema, qualche piccolo nervosismo in più, però direi che i lavori proseguono dunque. Ancora stiamo andando avanti, spero di poter finire entro questa notte, perché davvero altrimenti sarebbe una tornata che non riuscirei a sopportare. Io penso di avere altre cose da fare. Ecco Mariotti, ma possiamo dire chi sono i favoriti? Ma allora, per quanto riguarda i favoriti, devo dire che siamo ancora in una situazione abbastanza incerta. C'è naturalmente la compagine del Consiglio direttivo uscente che è in maggioranza, e questo era prevedibile, però devo dire che anche la parte, diciamo,
come voi avete definito, la controparte, anche se non è una controparte perché stiamo semplicemente dandoci da fare per il carnevale, si sta comportando abbastanza bene. Poi una cosa che mi ha un pochino sorpreso positivamente è il fatto che molte schede abbiano combinato i nomi di una lista, chiamiamola così, anche se le liste non c'erano, con quelle dell'altra. Questa potrebbe essere quasi un augurio per poter integrare, diciamo, il consiglio uscente della carnevalesca con qualche elemento magari che possa portare un po' di innovazione, qualche motivazione in più. Perfetto, allora direttore, domani sera ovviamente daremo l'aggiornamento per cui i nominativi di coloro che entreranno a far parte di questo consiglio direttivo. Ringrazio i miei ospiti e a te la linea. Insomma. Bene. Grazie a Simona Zonghetti. Allora bisognerà ancora attendere, davvero un caso incredibile, per lo spoglio più di un giorno, insomma, ci vuole, con percentuali da fare invidia anche ai politici, davvero. Allora andiamo avanti con il giornale, la notizia che riguarda l'urologia di Marche Nord, che è al top in Italia con 396 interventi chirurgici alla vescica e alle vie urinarie. Il sito Oncoguida ha assegnato il riconoscimento alla struttura diretta da Valerio Beatrici, che con questi numeri supera addirittura l'ospedale di Torrette e tutti gli ospedali pubblici della regione, pure quelli convenzionati presenti al sud del territorio marchigiano. Di questo ed altro ancora se ne parlerà in diretta con appunto il dottor Beatrici giovedì prossimo alle 20:50 nel corso della nostra trasmissione Missione Salute, Marche Nord, istruzioni per l'uso. Abbiamo parlato nei giorni scorsi e vi abbiamo fatto vedere i lavori di asfaltatura nelle strade più importanti, soprattutto quelle vicine al mare, alle stazioni balneari. Ebbene, oggi siamo andati a Torrette di Fano per vedere i lavori di asfaltatura sul lungomare. Sindaco, anche Torrette inizia ad avere l'asfaltatura. Sì, questo è il secondo lotto di lavori, come avevamo detto li abbiamo suddivisi per poter lavorare in contemporanea. Stiamo dando priorità al mare, quindi siamo città turistiche, la stagione è alle porte, quindi daremo un nuovo volto a Torrette perché asfalteremo quasi tutte le strade di Torrette per rendere un bel biglietto da visita. Erano strade che avevano bisogno di manutenzione da anni e quindi questo penso sia una bella risposta. Non dimentichiamo che qua c'è molta ricettività, quindi ci sarà d'estate molta gente e questo è importante. Abbineremo anche un lavoro importante di pulizia delle caditoie, anche queste non so da quanti anni non si pulivano, quindi cerchiamo di fare un lavoro completo. E anche questo è un segnale che vogliamo dare, siccome la città è estesa, la zona balneare è estesa, non guardiamo soltanto ad alcune parti ma guardiamo a tutto il territorio. E con soddisfazione adesso effettivamente si stanno vedendo tutti i risultati di un lavoro che da mesi stiamo portando avanti. In comune a Fano sono stati premiati gli studenti che hanno disegnato i bozzetti del Palio delle Contrade, la rievocazione storica che si svolgerà a fine agosto nella pinetta di Ponte Metauro. Il palio dell'edizione 2016 sarà quello disegnato da Giorgia Pacenti, alunna dell'Istituto Apolloni di Fano e prima classificata al concorso indetto per scegliere il drappo del Palio delle Contrade. Giorgia e gli altri alunni che hanno partecipato sono stati premiati sabato scorso nella sala del Consiglio Comunale. Ho preso spunto dalle tecniche presentate dal prof. Petreti di arti figurative e pittoriche e con la tecnica della pittura a uovo. E ho preso spunto da dei disegni, delle foto del Medioevo e ho realizzato il disegno, il progetto. Prima ho progettato con degli schizzi e poi ho messo bozzetto. Sono stata contenta. A collaborare alla realizzazione degli elaborati sono state le scuole Apolloni, Seneca e Oliveti di Fano con ben 25 studenti. Nella giuria anche la dirigente scolastica Anna Gennari.
È stato, diciamo, accolto con entusiasmo questa proposta, tutti dei bellissimi lavori. È chiaro che poi ci deve essere un vincitore, per cui anche se a fatica naturalmente la scelta è stata fatta. Ecco, però è stato veramente un onore, anche perché con questa Paldonfaccia noi appunto abbiamo cominciato questa collaborazione, no, con il discorso dei Petrucci, ed è una bellissima collaborazione che mette anche i ragazzi a contatto, no, con queste associazioni del territorio che fanno veramente tanto per il territorio. Infatti la Paldonfaccia, che ora conta più di 150 aderenti, nel tempo ha saputo farsi conoscere, arrivando a riempire un calendario con oltre 40 eventi solo fino al prossimo ottobre. Da questo momento parte ufficialmente il Palio delle Contrade, è stato realizzato da questa bellissima, bravissima ragazza, e hanno fatto dei elaborati veramente belli. Per noi della Paldonfaccia è un onore, ed è un onore che il Palio delle Contrade diventa sempre di più un evento della città e aperto a tutti. Ora l'appuntamento per quest'estate dal 26 al 28 agosto alla Pinita del Ponte Metauro, e non solo, quando l'atteso Palio delle Contrade ci porterà indietro nel tempo all'anno 1399, facendo rivivere antiche atmosfere con un tuffo nella Fano tardo medievale. Prima di chiudere il telegiornale vi diamo il risultato, anche se ormai lo sapete tutti, è il risultato della partita ieri del campionato di Serie D. Domenica l'Alma ha conquistato in casa la finale playoff contro la Fermana, nonostante la partita sia finita 2-2 dopo i supplementari. La squadra granata prosegue i playoff in virtù del miglior piazzamento in classifica. Il prossimo turno, domenica 22 maggio, l'Alma scenderà in campo di nuovo al Mancini contro il Campobasso. È tutto, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, a tutti l'augurio di una buona serata. Arrivederci a domani.